Abbiamo l'iPhone da 4 giga, siamo nella redazione di Italia Mac, accendiamolo, eccolo qua, per sbloccarlo muoviamo lo slide e andiamo a vedere qualche applicazione. Cosa guardiamo? I settings, eccoli qua, c'è la modalità Airplane Mode che praticamente interrompe qualsiasi comunicazione con l'esterno, compreso il Wi-Fi. Ora vediamo il wifi, scegliamo il network, quindi dovrebbe scegliere automaticamente la rete wireless della redazione. Ecco qua, torniamo ai settings, vediamo quanto tempo l'abbiamo utilizzato dall'ultima sincronizzazione, dall'ultimo carico, resettiamo le statistiche, Carico di batteria praticamente. sì, resettiamo le statistiche, suoni. Il tipo di suono, Quanti ce ne sono circa? ma penso che siano una quarantina forse. Alcuni sono un po' inquietanti, certi sono carini. Ci sono anche quelli standard dell'Apple sui Macintosh? Per adesso non li ho trovati, ce n'è un po' di simili, ma Sembrano tanto i suoni che ci sono su GarageBand, questi, di ah. default. Sì, sono proprio Ecco, adesso vediamo. loro. Proviamo a tornare nella home. Ok. Ok, andiamo a fare un po' di navigazione internet. Allora, Safari, vediamo, abbiamo già dentro. Bene, Ah, cosa... qua siamo su Società della Repubblica. Ok. Bene, si gira in automatico. Quindi ha dato la larghezza del sito all'inclinazione del telefono. Sì, eccoci qua. La velocità è quella standard di un computer in ADSL. Noi siamo connessi con una rete wireless locale. Allora, vediamo cosa c'è di interessante oggi. Interessante niente, ma... Quindi adesso tu hai cliccato su una parte del sito e lui ha fatto lo zoom. A doppio Sì, ingrandisce la parte che ti interessa, quindi fai così, ti clic. abitui a fare doppio clic dove ti interessa e lui te lo porta in primo Mentre piano. per tornare... Questo non Ah, so chi ok. è, vediamo. Allora, adesso andiamo a vedere qualche bookmark che sono sincronizzati con quelli del computer. Andiamo a fare un giretto su Italia Mac. Eccoci qua, andiamo alla home. Ah, adesso hai cambiato pagina mentre aspettavamo. Sì. Proviamo in verticale come è adatta. Ah, Eccoci quindi proprio stringe, diciamo, come non fosse, ci fosse la risoluzione indipendente. qua. Sì. Ci interessa questo, quindi lo ingrandiamo. La foto. Vediamo che altri articoli ci sono interessanti. Eccolo qua. La pagina si apre sempre nelle dimensioni che stanno nel display Mentre la e poi... barra dell'indirizzo sparisce dopo un po' quando ha caricato. Esatto. Quando tu ti sposti nel forum di Italia Mac andiamo un po' a visitarlo. Adesso a noi interessa questa sezione qua, quindi facciamo clic lì e ingrandiamo. Purtroppo nel frattempo avevo cliccato in un altro posto, quindi si è spostato. Mentre i pulsanti sotto sono una... Ecco, questi qua sono come quelli di Safari per vedere la pagina precedente e la pagina successiva, i bookmark. E si è aperto diverse pagine. Quindi funziona anche con diverse pagine contemporaneamente, non si è obbligati a stare in un unico browser, diciamo. Sì, infatti adesso se io voglio aprire una pagina, adesso
Ne abbiamo due aperte, questa è quella della Wikipedia. Quindi una specie di area di lavoro praticamente. Sì. Non funziona a tab, ma area di lavoro con le pagine intere con l'anteprima. Esattamente. Adesso qua siamo sulla Wikipedia. E adesso se voglio aprire una nuova pagina vado qua. Schiaccio questo. Faccio nuova pagina. Addirittura. E scelgo cosa aprire in questa pagina. Adesso. E lui le tiene tutte memorizzate? Sì. Andiamo a vedere qualcosa 7B, per esempio. Nel frattempo che si apre, andiamo a vedere il forum di ItaliaMac. Eccoci qua. Andiamo nella sezione iPhone. Ecco. Ricompare la barra degli indirizzi. Adesso la pagina si aprirà di nuovo miniaturizzata e noi selezioniamo la parte che ci interessa. Quindi sfrutta al 100% il motore di Safari che c'è sui normali Mac. Certo, eccoci qua. Andiamo a questa sezione del forum. Andiamo a leggere quale volete leggere. L'esperienza di navigazione ci si abitua subito o è abbastanza impegnativa? Beh, inizialmente devi fare un po' di manualità, ma poi diventa tutto molto semplice. Mentre qui per lo zoom in multi-touch con due dita funziona o è relativo solo a altre parti? No, anche qua possiamo fare usare il multi-touch per ingrandire. Sembra di navigare sull'acqua, tipo, molto gommoso. Adesso ho fatto clic qua. Doppio clic praticamente ti porta in primo piano una sezione della pagina. Ok. Semplice clic invece è come fare un clic. Ok, molto interessante questa parte di utilizzo dello zoom. Adesso proviamo a digitare un indirizzo con il tastierino virtuale dell'iPhone. Ok, allora come con Safari si clicca sulla barra degli indirizzi. www. apple.it, poi go. Andiamo. Vedevo che la tastiera ci dà dei tasti prestabiliti come lo slash o il punto com. Ah certo che sono comodissimi. Qua per stoppare mentre carica e qua per aggiungere. Adesso noi proveremo ad aggiungerlo ai preferiti una volta che si è aperto. Probabilmente con l'uscita del nuovo iMac il sito apple.it ha molte visite. Eccoci qua, è stato rinnovato da poco. Ok, se volessimo ricercare qualcosa, ingrandiamo la parte, ecco qua. Ah, lui riconosce che è un campo di testo in automatico, un form, diciamo. Sì, in più, se ci sono diversi form o campi di testo nella pagina, col pulsantino Next che compare qua, si può andare a cercarli. Ecco qua. Ah, questo è il menu per scegliere in che parte del mondo si è per il sito Apple. Sì. Ah, bello sotto, questa è una specie di roll. Proviamo a scrollare. Ecco, adesso noi andiamo per esempio. Una specie di cilindro che scrolla in automatico. Sì. Quindi anche. Quando clicchi qua, lui capisce che vuoi utilizzare il pop-up menu e quindi fa uscire. Quindi pop-up menu per il loro zoom, invece di avere la classica lista, hanno una specie di cilindro rotante. Tipo quello delle slot machine. Ecco, ora andiamo nella home page di ItaliaMac che contiene del codice JavaScript. Eccoci qua. Questo è un JavaScript che fa da slideshow per alcune immagini con del testo in sovrapposizione. Direi che funziona esattamente come su qualsiasi computer.